Ieri avevo la fila fuori dalla porta della camera. Erano in 11. Io me ne sono fatte solo 8 perché non potevo fare di più. Che cosa ci tocca fare la notte del primo dell'anno? Senti, io ho qua tutti i letti occupati. Queste non vanno via neanche con le cannonate. Il prezzo è buono, il vitto anche. Ma quante ragazze ci sono? 40. Intanto ho comprato una casa qui vicino per ampliare i posti. 12 posti in più. Vedi Giampaolo, ora al massimo dovremmo averne due a testa. Perché ora voglio che anche tu abbia le tue, se no mi sento sempre in debito. Tu porta per te e io porto le mie. Poi ce le prestiamo. Insomma, la patonza deve girare. Silvio ha perso la testa, è andato fuori, perché si è messo in affari con un imprenditore di Bari. Lui lo riempie di donne, dell'Italia non ne vuol parlare, perché la cosa che importa è la patonza da far girare. Se ne fa 8 alla volta, e tu ci credi, manco se fosse un incrocio tra John Holmes e Rocco Siffredi. Non gli funziona più niente, neanche il cervello, e figuriamoci se gli funziona l'uccello. Silvio, stai male, male, ascolta me, vai in ospedale. Anche Don Gallo che ti dice su, fatti curare. E io ti dico così, lasciala stare, la faccia col mondo intero, ma come al solito dice che non è vero, parla attraverso Ghedini e tutti gli altri adepti, e poi passa il tempo a giocare con le tette della Minetti. Silvio, dai, basta, 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 Silvio, sei una farsa, sei una macchietta mal riuscita, non vedi che è finita, perché non ce la fai più e non ti tira più, lasciala stare. Hai perso la testa, Silvio, hai perso la testa, hai perso e basta, lasciala stare. Io faccio una vita terribile. Io faccio una vita con degli sforzi disumani. Lavoro come nessuno lavora. Silvia, è finita la festa.